senatore della Lombardia Roberto Maroni. Grazie. Porto il saluto dei Lombardi ai fratelli veneti, uniti nella lotta per l'autodeterminazione e per l'indipendenza. Ma oggi voglio fare gli auguri a una persona. Sapete che oggi, 21 settembre, è San Matteo. E allora voglio fare gli auguri, ma all'unico Matteo che merita questi auguri, il nostro Matteo. Anche perché l'altro Matteo, Renzi, dovrebbe cambiare nome. Nel mese di marzo andò in televisione e disse: uno dei problemi che hanno le imprese italiane, quelle del nord, in un momento di crisi, è quello che non ricevono i pagamenti dalla pubblica amministrazione. Giusto. E allora che cosa disse in televisione? Mi prendo l'impegno solenne, la promessa solenne davanti agli italiani che entro il mio onomastico 21 settembre lo Stato pagherà tutti i debiti che ha nei confronti delle imprese. Oggi 21 settembre lo Stato non ha pagato i debiti e quindi Renzi deve cambiare nome. Da Matteo a Pinocchio, questo è il vero nome di Renzi. Non è solo questo, è il campione degli annunci, ma poi non seguono i fatti. Noi invece le promesse le manteniamo. Io faccio il governatore della regione Lombardia, le promesse le mantengo. Luca Zaia lo stesso nel Veneto, è per questo che siamo apprezzati, è per questo che la gente ci considera persone serie. Le promesse che abbiamo fatte le stiamo tutte mantenendo, nonostante il governo taglia le risorse e i trasferimenti, nonostante il governo ci penalizzi tutti i giorni. L'altro giorno è comparso un articolo su Sole 24 Ore che ha fatto l'analisi dell'ultima manovra del governo nei confronti dei comuni. Hanno tagliato le risorse e il Sole 24 Ore ha fatto la classifica di tutti i comuni città capoluogo d'Italia. I primi 20 comuni erano tutti quelli dove i tagli sono stati maggiori. Erano tutti Lombardia e Veneto. Questo è il governo di Roma e l'atteggiamento che ha nei confronti delle nostre regioni. Un atteggiamento punitivo, perché noi governiamo bene e le promesse le manteniamo. Però non basta governare bene e mantenere le promesse, bisogna anche incazzarsi a un certo punto, ragazzi, perché altrimenti non è possibile continuare a subire. Noi abbiamo fatto una battaglia che abbiamo vinto sui costi standard in sanità, che premia le regioni virtuose, Lombardia e Veneto, dandoci più risorse e penalizzando quelli che spendono male. È una battaglia storica della Lega che abbiamo condotto per tanti anni e che siamo riusciti a vincere. E voglio ringraziare davvero pubblicamente Luca Zaia, perché è la Regione Veneto che ha la responsabilità della sanità tra le regioni ed è riuscita a sconfiggere le resistenze delle regioni del sud che non volevano, ovviamente perché ci rimettono. Con questi soldi in più che abbiamo avuto, ma grazie alle nostre battaglie, non grazie al governo, abbiamo fatto tante cose. In Lombardia ha cominciato a cancellare e a ridurre i ticket nella sanità. Abbiamo cancellato il ticket per 800.000 anziani lombardi. E quando parlo di lombardi dico lombardi, non extracomunitari. Abbiamo cominciato a cancellare il bollo auto per uno che cambia l'auto e prende un'auto meno inquinante. Abbiamo preso una misura che consente ai cittadini lombardi
di fare le visite negli ambulatori tutti i giorni fino alle 10 di sera, il sabato e la domenica mattina. Voglio cancellare le liste d'attesa, voglio cancellare i ticket. Possiamo farcela? Sì, ad una condizione, che riusciamo a mantenere la promessa delle promesse, che è quella dell'indipendenza, che è quella della regione a statuto speciale, che è quella del referendum, che noi faremo nonostante il governo di Roma. Lombardia e Veneto anche in questo sono uniti, dobbiamo tornare al grande Lombardo-Veneto, ragazzi, perché questa è la strada, io la vedo così. Lombardia e Veneto insieme fanno il 50, quasi il 50% del prodotto interno lordo italiano. Abbiamo qui le imprese, sono qua. Se noi davvero riusciamo a unire le forze, i nostri sforzi sul referendum per l'indipendenza, non ci ferma nessuno. In Scozia si è tenuto, abbiamo perso, ma la Scozia comunque ci guadagna, perché avrà più soldi, più autonomia, più potere. Ma quella è la strada che passa, che porta da questa vecchia Europa degli Stati alla nuova Europa delle regioni e dei popoli. Il sogno lanciato da Gianfranco Miglio tanti anni fa e che noi adesso stiamo cominciando a vedere realizzato. Non è tanto importante aver vinto o perso, l'importante è che si sia affermato in Gran Bretagna, in un paese europeo, il principio che se un popolo, un Parlamento decide di fare il referendum sull'autodeterminazione, questo si può e si deve fare. Questa è la novità vera del referendum scozzese, non si può più tornare indietro. E allora siamo vicini al popolo catalano. Il Parlamento catalano due giorni fa ha votato una legge che indice il referendum per l'indipendenza della Catalogna. Si terrà a novembre. Subito il governo spagnolo ha detto di no, non si può fare. Bene, noi stiamo dalla parte del popolo catalano, perché stiamo dalla parte della democrazia, perché stiamo dalla parte della libertà dei popoli e saremo vicini al popolo catalano quando il referendum lo farà. Lo stesso ha fatto il governo di Roma, il governo Renzi, ha impugnato la legge del Veneto che indice il referendum consultivo, una cosa che non si è mai vista. Ma perché? È facile da capire. Io, Zaia, siamo stati eletti dal popolo sovrano. Renzi non è stato eletto da nessuno, è stato messo lì da qualcuno per fare gli interessi dei grandi gruppi industriali, delle banche. Io e Zaia siamo la democrazia. Renzi è l'affarismo, gli interessi delle grandi banche italiane ed europee. E questa la partita, è questa la partita. Renzi ha paura di sentire il popolo, però la sovranità appartiene al popolo, dice la Costituzione, non alla burocrazia romana. Sarà una bella battaglia, e come tutte le battaglie vere che hanno una contenuto molto forte, non possiamo aspettarci che sia una battaglia facile. Mi criticano anche oggi il Corriere della Sera, mi critica perché io voglio fare anch'io in Lombardia il referendum sulla indipendenza della regione Lombardia, mi critica perché dice è un referendum consultivo e quindi non serve a niente, ma voi pensate che l'indipendenza di una regione, Veneto e Lombardia, si ottenga depositando un emendamento nel Parlamento di Roma? Ma fate ridere se pensate questo. Un emendamento presentato lì rimane lì per sempre, perché gli interessi in ballo sono enormi, sarebbe la rivoluzione. E la rivoluzione non si fa con gli emendamenti, la rivoluzione si fa coinvolgendo il popolo, riempiendo le piazze come facciamo noi oggi. Questa è la strada che io voglio seguire, ma anche qui guardo con grande attenzione al Veneto, perché il Veneto è l'apripista. La legge Zaia l'ha già fatta approvare,
Noi sosteniamo questa iniziativa del referendum. Io, per me è più difficile il percorso in Lombardia, perché lo statuto della Regione Lombardia prevede che il referendum si possa approvare in dire solo con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri regionali, un numero che è oltre la maggioranza che io ho. Dovrò convincere una parte dell'opposizione. E naturalmente il PD ha già detto di no, perché sono i veri schiavi di Roma, i veri servi di Roma oggi. In Padania sono quelli del PD, succubi di Renzi. Ma il Veneto ce la può fare e noi sosteniamo questa grande battaglia di civiltà e di libertà che il popolo veneto è in procinto di affrontare. Nei prossimi giorni sarò alle Nazioni Unite a New York, perché sono stato invitato dal segretario delle Nazioni Unite a partecipare come regione. La prima volta che viene invitata una regione alle Nazioni Unite assieme agli Stati a partecipare al summit mondiale sul clima. Ci vado anche perché la lettera che mi ha inviato era inviata a Roberto Maroni, presidente del governo della Lombardia. Quindi le Nazioni Unite ci hanno già riconosciuto come nazione indipendente e sovrana. Grazie a tutti amici, e viva la Grande Lega, e viva il popolo veneto!